regina e un maggiordomo. Questo è un sogno. Noi trascorreremo la nostra vacanza studio con una vera regina. Diamo il benvenuto ai nipoti della regina. Cancella quel video. Ferma così. Bellissima. Chi sono i Me contro te e perché sono così amati? Un fenomeno inarrestabile che ha conquistato il web, televisione e il cinema con numeri record. Sarà un gioco da ragazzi. Ce la faremo. I Me contro te, coppia formata dai palermitani Luigi Calagna e Sofia Scala, si sono imposti grazie a format originali che hanno fatto breccia nei cuori dei più piccoli. In questo video vi raccontiamo tutto ciò che c'è da sapere su Louis e Sophie. Posso chiamarvi ragazzi in privato o preferite signorini? Chiamaci pure Sophie e Louis, per favore. Gli inizi. La coppia ha esordito su YouTube il 4 ottobre 2014 con il loro primo contenuto intitolato Il primo video di Louis e Sophie, una challenge di disegni ispirata a Maze Runner. Questo primo tentativo contiene già tutti gli elementi che hanno reso i Me contro te un vero e proprio fenomeno di massa. Sfruttando format diversi, che vanno dalla challenge alla parodia, Louis e Sophie utilizzano un linguaggio leggero e accessibile a tutti, vivace e con un'impostazione sempre ludica. E non abbiamo neanche sporcato tanto! Oltre YouTube. Grazie al successo online e a un canale che conta oltre 6 milioni di iscritti, Luigi e Sofia si sono fatti strada anche in altri media. 100 milioni di visualizzazioni. È tanto? Non è tanto, è... Sei un fallito. È più di tanto! Il video è virale in tutto il mondo! I due hanno esordito in TV su Disney Channel nel 2017, mentre nel 2018 hanno scritto il loro primo libro, per poi debuttare anche nel mondo della musica. Ma il vero salto arriva nel 2020, quando i Me contro te esordirono al cinema con il loro primo film La vendetta del signor S, che sbancò il box office italiano. Sophie, ti prego, dammi un pizzicotto, perché forse sto sognando. Ok. Au! Me contro te, la famiglia reale. Dopo questo lungo percorso, fatto di esperienze diverse, Luigi e Sofia hanno debuttato con una serie TV interamente loro. In Me contro te, la famiglia reale, i due vivono per un breve periodo nel palazzo di una nobile famiglia, dove ne apprenderanno cultura e tradizioni, oltre alle buone maniere. Un bel brindisi col tè? E brindisi sia! I ruoli però si ribalteranno e sarà la nobiltà a imparare il valore di vivere con la genuinità delle persone comuni. È la sorpresa più bella che abbia mai avuto. Credevo che quest'anno avrei ricevuto una di quelle torte tutte uguali fatte da pasticceri famosi. Insieme nella vita e nel lavoro. Luigi e Sofia non sono solo partner affiatati nel lavoro, ma anche nella vita privata. Avremo una giornata diversa senza social. Sofì, sei sicura di star bene? Luigi e Sofia si sono messi insieme già 2 anni prima della loro scalata. L'idea di esordire su YouTube è iniziata come un gioco fra i due. I primi video erano infatti vere e proprie sfide fra lui e Sophie, da qui l'origine del nome Me contro te. Non avrei mai immaginato di dover fare così tanta fatica per caricare un video. Un fenomeno di massa. Grazie al loro linguaggio unico e alla loro capacità di coinvolgere attivamente i più piccoli durante i video, i Me contro te sono diventati un fenomeno pressoché inarrestabile. Ma non è che posso prenderlo in prestito e guardare altri 2 o 3 dei vostri video? Va bene. Però non fare tardi. No. Dopo web, letteratura, musica, cinema e TV, quale altra sfida li attende? Non ci resta che aspettare e vedere. Che meraviglia! E voi avete già visto Me contro te, la famiglia reale? Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti.